Mettere a servizio delle comunità e delle istituzioni le proprie competenze professionali. Un obiettivo preciso, quello del Lions Club International, che oggi all'Università Cattolica ha celebrato il congresso d'autunno. Un'occasione di confronto tra i delegati per delineare le future azioni da intraprendere. Resta alta l'attenzione nei confronti delle popolazioni alluvionate che saranno destinatarie dei prossimi interventi e alle quali è già stato consegnato materiale per $10,000 grazie alla Fondazione Lions International. Quest'anno il governatore del distretto 108 IB3, che unisce 300 esponenti da Piacenza, Pavia, Lodi e Cremona, è il bobbiese Massimo Alberti. Noi siamo assolutamente, come le dicevo, voglio che passi veramente il messaggio di persone normali con dei valori normali, ma cada uno di noi ha delle competenze. Se ci confrontiamo, se ci conosciamo di più con le nostre competenze, queste competenze le possiamo mettere senz'altro a disposizione degli altri. Questo dove ci può portare? Ci può portare una concretezza di risultato, in quanto queste competenze messe a disposizione dell'istituzione ci permettono di garantire poi magari dei servizi sociali dove oggi l'istituzione, pur con la grande volontà e la grande capacità, non ha probabilmente la possibilità, ecco, di essere vicino a chi è nel bisogno. Il nostro non è solo un modo di agire per il nostro servizio facendo raccolta fondi, ma anche veramente mettendoci a disposizione per quelle che sono le nostre competenze, che sono le più svariate. In mattinata è stato votato il candidato che rappresenterà il distretto per le elezioni del direttore internazionale. Si tratta di Franco Marchesani.